Guarda questo combattimento di MMA, in cui stiamo per conoscere il risultato. Si vede l'arbitro tenere la mano delle due combattenti, e mentre una è chiaramente sicura della sua vittoria e saltella da tutte le parti mostrando la sua felicità, l'altra è indecisa e aspetta il verdetto dei tre giudici. Infine, è la seconda che vince l'incontro con decisione unanime dei giudici. Stupita, la prima combattente sembra indignata da questa decisione e mostra una bella espressione di una che non sa perdere. L'estratto successivo si svolge in una partita di hockey, nella quale vediamo un giocatore che prova a segnare un gol dall'altra parte del campo. Il portiere riesce ad intercettare il colpo, ma ancora prima che si rialzi, si ritrova circondato da attaccanti e da difensori che provano a proteggere il colpo. Avere fiducia in sé va benissimo, ma come per tutte le cose buone, non bisogna esagerare. Perché? Beh, lasceremo il giocatore della prossima sequenza spiegarti il perché. In una partita di basket vediamo il giocatore in questione ricevere un passaggio che trasforma immediatamente in tiro. Il tiro partiva bene, ma non era perfetto. Di conseguenza il giocatore, sicuro di sé, si volta prima di vedere il pallone scendere dalla rete e fa persino una piccola coreografia sorridendo al pubblico, il quale si rendeva conto nello stesso momento che il canestro non fosse stato fatto. Ancora una volta c'è lo stesso scenario dell'ultimo estratto, ma questa volta su due ruote. È in una gara di bicicletta in cui questo concorrente, già felice di una vittoria non ancora raggiunta, si fa superare e umiliare dal suo avversario. Per una volta, l'estratto che seguirà contiene un errore legittimo, che non è risultato da un giocatore spensierato. Siamo in una partita di calcio in cui vediamo un giocatore in rosso, inseguito da tre avversari, fare un tiro disperato che finisce sopra la rete. Il portiere sollevato non nota che il pallone è tornato in campo appena vicino ai piedi di un giocatore della squadra avversaria, il quale ne approfitta e segna velocemente il gol. Cosa ne pensi di un po' di rugby per cambiare? Qui ci ritroviamo in una partita piuttosto intensa. Vediamo uno dei giocatori della squadra verde fare un passaggio eccellente al suo compagno vicino al campo avversario. Quest'ultimo riesce a schivare l'avversario che si lanciava su di lui con la velocità, ma purtroppo perde la meta, lasciando sfuggire il suo pallone dalle sue mani. Per questo prossimo estratto vedremo che un eccesso di fiducia possa anche essere collettivo. Questa partita di pallamano è perfetta per illustrare questo fatto. Così vediamo il lanciatore della squadra rossa tirare il pallone con una forza tale che il ricevitore non ha potuto fare nulla, eccetto deviare il pallone in modo che sembri fuori dal campo. Ma un altro giocatore della squadra blu subentra e salva la situazione, facendo entrare il pallone attraverso un passaggio, grazie al quale il terzo giocatore segna un gol in aspettato dalla squadra rossa, che festeggiava già ciò che sembrava loro un errore dell'avversario. Ora ecco un torneo di basket per bambini che sembra svolgersi in un paese asiatico, e ti prometto che i giocatori della NBA devono stare attenti. Infatti all'inizio della sequenza vediamo un giocatore della squadra bianca fare un canestro che è stato sicuramente decisivo per la partita, tuttavia un ragazzino della squadra nera la vedeva in maniera diversa, recuperando direttamente il pallone per fare un canestro incredibile dall'altra parte del campo. Attenzione, la partita non è mai vinta o persa finché il tempo non è scaduto, o in questo caso particolare, finché il traguardo viene superato. In questo estratto assistiamo a una maratona con una fine improbabile. Infatti si vede il potenziale vincitore rallentare e festeggiare già mentre si avvicina al traguardo, dimenticando al contempo che il suo avversario non fosse così distante da lui. Allora quest'ultimo fornisce un ultimo sforzo e approfitta della spensieratezza del suo avversario per superarlo e strappargli la vittoria. Il prossimo estratto proviene dal torneo X Games di motocross. La sequenza inizia con la concorrente in rosso, che sembra essere ampiamente davanti agli altri conducenti. Fiduciosa, mostra la sua felicità agli spettatori che la guardano mentre è in aria. Tuttavia, per sua sfortuna, non possiamo dire che è atterrata proprio bene. Infatti la vediamo cadere dalla sua moto e farsi superare dal primo, il secondo, il terzo, il quarto e poi il quinto conducente. Buona fortuna a lei per tornare al primo posto. Ora passiamo a questa corsa in cui l'atleta numero 749 sembra aver garantito una vittoria meritata, ma qualche secondo dopo si nota che una specie di benda esce fuori improvvisamente dal nulla e cade sull'atleta, facendogli perdere l'equilibrio e la velocità durante i secondi restanti, e ovviamente ciò gli farà perdere la corsa.
Eccoci arrivati a quello che può essere proprio uno degli estratti più divertenti di questo video. È in un incontro di MMA che vediamo i nostri due combattenti dai caratteri molto opposti. Uno piuttosto sicuro di sé manda i suoi colpi che il suo avversario riesce a schivare talmente vigile, finché il primo combattente pensa di aver colpito il suo avversario, il quale ancora una volta è riuscito a schivare il colpo. Ed è in quel momento che l'eccesso di fiducia del primo giocatore gli costerà l'incontro e probabilmente qualche dente. Quest'ultimo inizia a ballare nel bel mezzo dell'incontro dopo che credeva di aver colpito il suo avversario e il secondo combattente ne approfitta per mandarlo al tappeto. Credici o no, ma siamo riusciti a scovare una terza sequenza nella quale lo stesso copione della maratona e della corsa in bici si ripete, ma questa volta su pattinaggio su ghiaccio. Ah, sembrerebbe che questi atleti non imparino mai dai propri errori. Si vede che il vincitore ovvio abbassa la sua guardia alla fine della corsa e inizia a salutare il pubblico rallentando per farsi superare a un secondo dal traguardo. Il titolo di questo video è 20 atleti che hanno festeggiato troppo presto, ma negli estratti precedenti troppo presto era spesso una questione di 2 o 4 secondi, ma in questo estratto che stai per vedere ora ti mostreremo come una frazione di secondo può cambiare l'andamento di una partita. Si vede la squadra bianca mettercela tutta per fare un canestro a mezzo secondo dalla fine della partita, il che li fa uscire dalla parità e fa vincere loro la partita, o perlomeno è ciò che pensavano, perché un breve istante dopo vediamo un giocatore della squadra nera non arrendersi e provare dall'altra parte del campo un tiro da 3 punti che realizza e vincere in questo modo la partita. Ora ecco una corsa. L'atleta in prima posizione sembra stanco dalla corsa, ma felice di aver quasi finito, fa un saltello prima di superare il traguardo. Tuttavia si ritrova con dei dolori muscolari nelle gambe a 1 metro dal traguardo e il suo avversario ne approfitta per superarlo e prenderlo in giro con una piccola pacca sul ginocchio. Per fortuna l'atleta non si arrende e spinge il suo corpo con le braccia e finisce almeno al secondo posto con un grande sorriso. Qui si assiste a un calcio di rigore nel quale il portiere riesce a rinviare il pallone, ma invece di tirarlo verso qualsiasi altra parte, il pallone va sopra la rete e ricade in porta. Il portiere non sospetta nulla finché vede il pallone entrare in porta. Eccone uno che si sentirà in colpa per un bel po'. E ora ecco ciò che sembra essere una partita di un torneo di calcio a basso costo. Il giocatore tira, poi convinto di aver segnato un gol, si precipita per festeggiare la sua vittoria, correndo felice e togliendo la maglia. Problema, il pallone non è entrato e i suoi amici lo prenderanno in giro di sicuro, anche per la sua reazione inaspettata.